Kentucky. So? Scusami, ma un po' per scusarsi. Ni, poi ho venuto qui. Mister Questi, vitam. Di dare il benvenuto cordialissimo. Se pamiętacie o nas, o mnie. Dice, ha sentito che vi ricordate di noi, di lui. A jednocześnie zdajecie sobie sprawę, że jesteście wyjątkowym pokoleniem. Dice, d'altra parte, rendetevi anche conto che in maggioranza siete una generazione straordinaria. Zaczynacie budowę państwa Europy. Avete cominciato la costruzione dello Stato europeo. Bo do tego czasu wybudowaliśmy technologię taką, że nie mieści się w tych państwach kiedyś europejskich. E fino adesso abbiamo costruito, diciamo sì, una tecnologia e non riusciamo in questo momento più a stare dentro i singoli stati. Jak nasi pradziadowie wymyślili rower, to musieli zrobić kraje, państwa. Quando i nostri antenati hanno inventato la bicicletta, poi hanno dovuto costruire ovviamente delle strade per poter circolare. A jak my wymyśliliśmy taką technologię, to musimy dla tej technologii zrobić większe gabaryty. In questo momento, quando abbiamo creato questo nuovo mondo tecnologico, ormai dobbiamo adeguare tutto quello che c'è intorno a questo mondo. Ma jest pytanie, na jakich fundamentach? La domanda è questa, cioè quali fondamenti adesso costruire questa nuova Europa? Jest pytanie, a jaka ekonomia? Quale economia per questa nuova Europa? Są mniejsze pytania. Co dzisiaj znaczy prawica? Co dziś znaczy lewica? Sono delle domande meno grandi, meno importanti di questa. Cosa significa oggi la destra? Cosa significa la sinistra? To nasze pokolenie musi to jakoś powyrównywać. Questo, la nostra generazione devono appunto venire a capo di tutte queste domande. A żeby zrobić to dobrze, to musimy rozmawiać. Per riuscire a farlo bene ovviamente dobbiamo discutere, dobbiamo vedete cosa si dzieje w Polsce. Vedete quello che succede in Polonia. My w tym poszukiwaniu poszliśmy za bardzo w prawo. In questa nostra ricerca appunto di una nuova situazione ci siamo spinti adesso un po' troppo a destra. Ale vedete co się stanno oggi. Ale vedete cosa succede anche negli Stati Uniti. A najgorzej we Francji. Poi ancora, peggio ancora in Francia. Człowiek, który nie był zrzeszony w żadnej, nie był z organizacji, z partii politycznej, wygrał wybory prezydenckie. Un uomo che non faceva parte di nessuna organizzazione politica ha vinto le elezioni presidenziali. To znaczy teraz nie budować partii, nie organizować się? Quindi la domanda adesso è cosa? Non facciamo più partiti, non ci organizziamo più? To są pytania dla nas. Sono domande per noi, ovviamente, domande a cui dobbiamo rispondere. I dlatego dyskutujcie o tym wszystkim. E per questo discutete, parlate. Aby w tym pokoleniu zacząć mądrą budowę. Perché appunto la vostra generazione possa cominciare a costruire questa nuova Europa sulla nostra. Żeby nie popsuć tego wielkiej zdobyczy, że mamy dzisiaj prawo i możliwości. Per non danneggiare questo grande patrimonio che abbiamo. Do tej pory żadne pokolenie nie miało takiej szansy jak nam się zrozumiało. Fino a questo momento nessuna generazione ha avuto tutte queste chance, queste possibilità che abbiamo noi davanti. Stąd nie wolno tego popsuć. Per questo non bisogna rovinare in nessun modo, danneggiare in nessun modo. To tyle nad programowo, co miałem powiedzieć. Tutto quello che lui ha da dire sulla... Na drugi raz to uzgodnijcie jakimś z biurokratami, aby zrobić porządne spotkanie. La prossima volta appunto dobbiamo metterci d'accordo per riuscire a fare un incontro più dettagliato, più su dei temi più precisi. Adesso tam staniemy, zrobimy parę zdjęć. Proprio quello che lei diceva, Presidente, a proposito delle domande che ci sono da farci, noi siamo qui con una delegazione che è fatta da metà anziani che hanno aiutato Solidarnosc negli anni 80 e a metà giovani proprio per trasmettere un pezzo di storia e di memoria. La delegazione vuole to squadasce sluggi, ktuže son tego pokolenia. Którzy wtedy pomagali Solidarno, więc dobrze pamiętają właśnie te czasy i dużo pomagali tam z Rzymu. I to młodsi z młodego pokolenia, żeby im przekazać właśnie te wartości. E portiamo i saluti della CIS del Piemonte, lui è stato a Torino, che ha la cittadinanza onoraria, è stato a Torino più volte. Pan Presidente był w Turynie wiele razy, bo wiedzą, że pan ma obywatelstwo honorowe Turynu i oni
tutaj przekazują pozdrowienia z tej organizacji, z tych związków zawodowych CISL tego regionu Piemonte. Nel nostro incontro di ieri c'era molta attesa per l'incontro con lei, Presidente, oggi, proprio perché il senso di questo viaggio è anche riscoprire un po' di speranza in un futuro che a volte, come diceva lui prima, è molto buio. Loro hanno avuto quel coraggio. Nella trasmissione della memoria vorremmo riscoprire. Z ich strony właśnie na to spotkanie z panem prezydentem, bo to wtedy pan prezydent miał ogromną odwagę tutaj i te zmiany historyczne tu były ogromne i oni chcą czerpać trochę tej nadziei, w nadziei, że w przyszłości im też się uda coś takiego. Musicie zrozumieć filozofię solidarności. Żeby tylko tyle na filozofię solidarności. Ona była prosta. Era molto semplice. Nie możesz podnieść ciężaru, no to proś paru, żeby go podnieść. Se non riesci a sollevare un certo peso, chiederai altri di aiutarti a sollevare questo peso. Wtedy był ciężar Związek Radziecki i komunizm. Il peso di allora era ovviamente l'Unione Sovietica e il comunismo. Duży ciężar. Quindi ogromny, un peso enorme. Chcieliśmy całą Polskę zorganizować. No loro hanno avuto coraggio. Chcieliśmy Europę poprosić. Quindi loro hanno dovuto organizzare, chiedere aiuto a tutta la Polonia, tutta l'Europa. Nawet globalnie. A livello globale, ma kiedy już zatrzymaliśmy to, una volta che abbiamo poi sollevato questo peso, abbiamo risolto questo peso. Jest potrzebna solidarność. È necessaria, hanno capito che è necessaria. Ma do innych ciężarów. Ma adesso comunque la solidarietà è necessaria anche per sollevare altri pesi. Są ciężary w mieście, w kraju. Ci sono dei pesi da sollevare adesso qui nella città, nel paese, in tutta Europa. A sono i globali. E ci sono anche dei pesi globali. Trzeba do tych ciężarów się organizować. E bisogna organizzarsi appunto per poter sollevare questi pesi del nostro tempo. Presidente, a nome della Fondazione Nocentini e dell'Istituto Salvemini che hanno organizzato insieme al sindacato questa giornata, le vogliamo regalare questo catalogo, Il Quarto Stato è un celebre quadro che segna l'avanzare del popolo, proprio come l'avanzare di Solidarność. Z ich instytucji, z tych związków zawodowych, to jest książka o tym bardzo znanym obrazie, gdzie właśnie widać, jak lud po prostu idzie ku towarzyszy. Vogliamo ringraziarla, siamo onorati di essere qua, ma mi permetto, sono una donna, vorrei che portasse i nostri saluti ad Anuta, perché noi crediamo che Anuta abbia avuto un ruolo importante non solo a sostenere lei, ma a sostenere il movimento. One są kobietami i więc oni chcą, żeby pan przekazał pani Danucie ich pozdrowienia, bo one są przekonane, że pani Danuta też miała ogromną rolę u boku pana prezydenta wtedy podczas tego. Bardzo dziękuję, przekażę. Grazie moltissimo, trasmetterò sicuramente. To znaczy z tego wniosek, że mam nie wymieniać żony na młodszy model. Quindi da questo mi deduce che non deve cambiare sua moglie come un modello più giovane. No, presidente.